Diciamo che appunto è tutto molto vago e senza concretezza, e questo comunque purtroppo è un problema perché tutto invece è concreto. Siamo qui con Valeria che assieme al fratello gestisce un bed and breakfast a Reggio Calabria. Come state vivendo questa situazione difficile legata all'emergenza sanitaria da coronavirus? Allora, noi siamo essenzialmente molto preoccupati in quanto abbiamo dovuto chiudere ovviamente in seguito al lockdown e non abbiamo avuto nessun aiuto dallo Stato in quanto non avendo partita IVA, essendo a conduzione familiare, non rientriamo in nessun decreto, quindi non abbiamo avuto i 600 euro dall'INPS, non possiamo chiedere nessun aiuto e in più c'è molta confusione sulla ripartenza in quanto nessuno sa se possiamo riaprire anche in questa fase 2, se riapriremo, perché rimbalzano un po' la regione dalla palla alla prefettura, c'è chi dice che possiamo aprire se gli ospiti viaggiano per lavoro, se per determinate condizioni, quindi è tutto molto vago. E nel frattempo le prenotazioni ovviamente stanno diminuendo. E gli OTA come Booking, Expedia non fanno nulla per aiutarci perché, ad esempio, se viene cancellata una prenotazione, non cercano di fare un voucher per prolungarla o comunque per programmarla in un altro periodo, ma rimborsano direttamente l'utente, l'ospite. E quindi ci troviamo un po' con molta incertezza perché non sappiamo quando ripartiremo, come ripartiremo, se ripartiremo, perché, ad esempio, il nostro esempio pratico, il proprietario dell'appartamento giustamente vuole l'affitto per intero, non ha, diciamo, accettato le nostre condizioni un po' di rateizzare e quindi non c'è nulla che possiamo fare perché ovviamente la rateizzazione o comunque il cambiamento del contratto sta alla persona. Sono stati fissati dei protocolli per quando riapriremo, ma da sempre dalle federazioni. Ed Assoalberghi, tutte queste federazioni stanno cercando di creare dei protocolli, però diciamo da parte dello Stato non c'è nulla di preciso e quindi questo genera molta preoccupazione. E questi protocolli che cosa dicono? Cioè, avete altre spese da affrontare poi per la Sì, sanificazione? ovviamente, anche perché diciamo che i mesi di alta stagione tendenzialmente sono quelli pieni, anche perché noi siamo in pieno centro, quindi solitamente il centro si ravviva di diverse manifestazioni locali piuttosto che altro, cose che ovviamente non avverranno quest'anno e quindi già questo toglie un po' di turismo. E in più appunto ci sono i costi della sanificazione, ovviamente dovremmo vedere come fare le colazioni, quindi e rimodulare tutto, quindi altre spese per comprare tutto il materiale usa e getta, capire come fare, anche insomma le pulizie se bisogna farle in determinato modo, che prodotti usa, quindi una serie infinita di altre spese che dovremmo affrontare. E in più appunto il problema è che non sappiamo effettivamente in questo momento se ad esempio io dovessi ricevere una prenotazione non saprei se sono aperta oppure no, perché nessuno te lo sa dire, perché magari tu chiami in prefettura e ti dicono: ah sì, se viaggia per lavoro sì, chiami la regione no, devi stare chiuso finché non si stabilisce. Quindi in questa confusione proprio noi non sappiamo che fare, intanto le bollette aumentano, l'affitto è da pagare, quindi diciamo ci sentiamo un po' soli. Il sindaco ha formulato delle ipotesi come ad esempio far soggiornare i fuorisede che tornano e risultano positivi, quindi far fare la quarantena nei B&B, in modo da preservare le famiglie ed aiutare anche i B&B economicamente, che comunque avrebbero 15 giorni una persona, tutto pagato dalla regione, però dalla regione nulla si è mossa. È stata fatta anche la proposta di far dormire medici e infermieri all'interno dei B&B,
sia durante la fase di lockdown che anche magari in questo momento, visto che le situazioni degli ospedali sono sempre un po' più critiche, sempre per favorire la cittadinanza e favorire comunque i B&B che possono in qualche modo trovare un po' un respiro di sollievo. Però anche questa comunque è rimasta un'ipotesi molto aleatoria. Diciamo che appunto è tutto molto vago e senza concretezza, e questo comunque purtroppo è un problema, perché tutto invece è concreto e quindi questo ci crea enormi difficoltà. E che cosa vi aspettate proprio a livello concreto per quest'estate? C'è il rischio di non lavorare e di chiudere? Noi, nella visione più ottimistica, speriamo almeno di recuperare le spese di affitto e bollette, cioè non avere un guadagno. Questa è proprio la nostra visione più rosea, sperando magari nelle persone che fondamentalmente hanno uno stipendio più fisso, più solido, e che magari hanno voglia di passare qualche giorno anche vicino a casa, magari dalla Sicilia, passarsi qualche giorno fuori. Però oltre quello non pensiamo di andare, perché lavoravamo molto con i turisti che venivano dall'estero, però pensiamo che non verrà nessuno quest'anno. E ancora abbiamo qualche prenotazione per giugno, luglio, qualche giorno da persone all'estero che non sappiamo se magari stanno temporeggiando oppure hanno proprio voglia di fare. Però sì, il nostro obiettivo principale che ci siamo posti è almeno di coprire le spese, per comunque non chiudere, perché comunque ci è passato anche quel pensiero per la testa, perché comunque le spese sono tante, e quindi ci siamo chiesti ma effettivamente che facciamo. Però tentiamo di andare avanti almeno per quest'estate, tentiamo di recuperare le spese, quelle più vive, quindi affitto e bollette.